Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi siamo qui in un luogo particolare, accanto proprio al convento dei Frati Minori Cappuccini, in una ala che si ricollega allo stesso convento, l'infermeria provinciale. Siamo in un luogo dove ci sono tanti nostri telespettatori, confratelli di Padre Pio che vogliamo salutare, tanti frati che sono qui ospiti, qualcuno temporaneamente, qualcuno proprio per delle situazioni necessitano appunto l'aiuto da parte di vari assistenti. Ecco, ne approfittiamo anche per salutare tutti i frati che sono ospiti, in modo particolare anche padre Ludovico, che in tanti ci chiedono come sta, dov'è. Ecco, lui si trova proprio qui, poco fa lo abbiamo incrociato. Ecco, da questo luogo oggi vogliamo raccontarvi qualcosa a cui Padre Pio teneva tantissimo, ovvero una cosa che faceva tanto soffrire Padre Pio era la rottura del vincolo matrimoniale mediante il divorzio, contro il quale lui si scagliava con una violenza inaudita. Diceva appunto: il divorzio è il passaporto per l'inferno. Troppa importanza dava all'istituto della famiglia per ammetterne tanto facilmente il naufragio. Nella famiglia unita e santa, Padre Pio vede il luogo dove germoglia la fede. Innanzitutto voleva che il bambino si battezzasse entro 3 giorni, perché il cuore del piccolo diventasse subito dimora di Dio. Poi diceva: per legge di natura le prime parole che il bambino pronuncia sono mamma e papà, poi devono seguire i nomi di Gesù e di Maria. Così nella famiglia per lui si ha l'iniziazione al colloquio col mondo dello spirito. A chi voleva sapere quali preghiere recitare giornalmente, lui rispondeva proprio così, vado sul virgolettato: le preghiere che ci hanno insegnato le nostre mamme. Padre Pio inoltre vede nella mamma, nel papà, gli iniziatori, i tutori della moralità da trasmettere ai figli, prima con l'esempio, poi con la parola, ad uno che gli chiedeva un metodo pratico per ben comportarsi proprio da cristiano nella vita, rispondeva: come ci hanno educato i nostri genitori. È per queste ragioni che Padre Pio era contrario a che i genitori mettessero i figli in collegio ed asseriva che i ragazzi, se hanno qualcosa di buono, lì dentro perdono tutto e apprendono il male degli altri. Un giorno proprio Marco, il figlio del dottor Sala, medico personale di Padre Pio, andò in convento e si lamentò col padre: papà mi vuole mettere in collegio, io non voglio andare. Mandalo da me, disse Padre Pio. Il giorno dopo il dottore incontrò il santo che gli disse: senti, perché vuoi mettere in collegio tuo figlio? Povero figlio. Padre, voi sapete quanti ne ho a casa? 5. Sono vivaci e mettono in croce tutti, da mamma alla governante. E ti sei dimenticato di come eri tu, disse Padre Pio. E i tuoi genitori ti hanno messo in collegio? Così Marco non